Ciao ragazzi e ragazze, ma ancora nel 2021 dobbiamo sentir parlare di Omnichannel? C'è ancora il dubbio che si possa evitare di essere sui diversi canali? Bene, a volte mi sento dire, anzi dai spesso, di parlare con persone che mi chiedono una strategia per un singolo canale. Ultimamente succede su Clubhouse, ma prima succedeva su TikTok, eccetera. Ma la realtà dei fatti è che se siete bravissimi su un unico canale e sugli altri non ci siete, almeno non c'è un riferimento su altri canali, beh, è un po' difficile che le persone si facciano un'immagine positiva di voi o comunque una percezione corretta, se non altro, del brand. Mi sento di dire sempre questa cosa facendo un esempio. Se io sono su un social, ho delle foto non mie fingendomi la donna più bella del mondo e poi mi googlano e scoprono che di fatto non è così, probabilmente sto creando delle false aspettative, ma soprattutto io penso che in quest'era non possiamo più pensare di poter scegliere dove comunicare, nel senso che stiamo rinunciando a prendere dei pezzi di attenzione che in realtà ci potrebbero essere molto utili e forse stiamo sottovalutando. Detto questo, mascherina mi continua a cadere per quel naso piccolo, fatemi sapere cosa ne pensate, ci vediamo su tutti i canali e stop whining.